8.000 nuovi iscritti, molti dei quali provenienti da regioni italiane anche molto lontane, il Veneto, la Lombardia, ma anche la Puglia e la Sicilia. E questa è la nuova realtà con cui si sta misurando l'Università di Ferrara. Un'esplosione di nuove iscrizioni a cui bisogna dare una risposta in termini di alloggi, servizi e non solo, nel breve ma anche nel medio periodo. Si è verificata un'emergenza in città, emergenza che abbiamo provato a guardare con gli occhi degli studenti, delle studentesse e delle loro famiglie. Io in particolare vengo dalla Sardegna, quindi mi sono proprio immedesimato nella situazione di questi ragazzi. Allora l'università ha cercato di svolgere un ruolo, l'ho preciso, di facilitatore, non di intermediario, perché non vogliamo svolgere il ruolo, il mestiere intermediario. Abbiamo cercato di parlare, di sensibilizzare con le istituzioni della città, con le associazioni di categoria, con le persone, tutto il tessuto cittadino. La città ha reagito positivamente agli appelli lanciati dalle istituzioni per superare l'emergenza alloggi. L'università è scesa in campo intanto creando strumenti online accessibili attraverso il sito internet di Unife. Attualmente abbiamo creato una pagina molto semplice, però l'abbiamo creata pochi giorni dopo l'emergenza per dare una prima risposta, per fare delle prime fotografie. Abbiamo mappato 345 fabbisogni vivi, quindi esigenze abitative. Di queste, secondo alcuni numeri che abbiamo a disposizione, circa il 50%, ecco il 53% ha già trovato soluzione di questi 345. L'altro la sta ancora cercando. Abbiamo cercato di sensibilizzare anche le istituzioni e associazioni di categoria, ad esempio chiedendo alle associazioni di categoria di aiutarci a calmierare i prezzi sulla ricettività come soluzione ponte per aiutare questi ragazzi. Devo dire che abbiamo avuto delle risposte davvero solidali e coraggiose. Se io sono uno studente fuori sede e voglio, come dire, cominciare ad approcciarmi alle possibilità abitative della città, che cosa devo fare? Allora, abbiamo creato una pagina web e grazie all'aiuto di Ergo è stata creata una vetrina. Noi diamo una facilitazione inserendo sempre più in futuro, andremo ad inserire le soluzioni abitative. Ora bisogna pensare al futuro perché l'Università di Ferrara intende proseguire nel proprio percorso di crescita anche per i prossimi anni. Nei prossimi mesi verrà scritto un protocollo d'intesa insieme alle istituzioni locali, alle associazioni di categorie. Stiamo provando a contattare anche le banche per ragionare insieme sulle soluzioni abitative più adeguate, ma anche sui servizi collaterali, ristorazione, trasporti, tutti i servizi legati alla lavanderia, tutti i servizi legati anche al tempo libero per i nostri studenti. Un contributo a dare alloggio a partire dal prossimo anno agli studenti Unife verrà dalle corti di Medoro, ex Palaspecchi, ora in ristrutturazione. Una parte del grande complesso sarà ultimata in anticipo, in tempo per l'inizio dell'anno accademico 2018-2019 dell'Università di Ferrara. Sì, lo studentato che poi diciamo avrà al proprio interno circa 45 alloggi e la parte che verrà realizzata prioritariamente proprio per dare una risposta al fabbisogno abitativo in aumento degli studenti universitari della nostra città. Quindi insieme con Vittadello questo si è posto come obiettivo, cioè il recupero immediato e in anticipo anche rispetto al resto della struttura di social housing, proprio della parte dedicata allo studentato.